I veterani devono essere rassicurati che non infetteranno le proprie famiglie. La cosa che mi preoccupa di più è che i veterani stanno ancora donando il sangue. E se c'è il rischio di un contagio, anche il minimo rischio, non dovrebbero donare il sangue fino a che non siano stati chiariti i pericoli. Parte dell'opinione pubblica americana è convinta che Saddam avrebbe lanciato dei missili contenenti dei virus prodotti in laboratorio provenienti addirittura dagli Stati Uniti. I dottori Nicholson sostengono di averne trovate le prove. Ho iniziato ad interessarmi alla sindrome del Golfo quando mia nipote è tornata dalla guerra e ha cominciato a essere colpita da sintomi molto particolari che non avevo mai visto prima, ad eccezione di alcuni sintomi che aveva avuto mia moglie un anno prima della guerra, quando pensavamo che fosse stata deliberatamente infettata lavorando in un laboratorio dove si producevano armi biologiche, ovvero un microorganismo, il micoplasma, che stiamo studiando adesso. La malattia che ho avuto è stata così terribile che non l'augurerei neanche al mio peggiore nemico. È stata tremenda. Ero dimagrita di 20 kg, ero paralizzata nella parte sinistra del corpo. Mi sentivo costantemente la nausea e avevo un arrossamento generale. Ho il sospetto di essere stata deliberatamente infettata perché lavoravo in un laboratorio dove si producevano segretamente armi biologiche. Ci siamo concentrati sulla causa biologica ed abbiamo scoperto che il 50% dei veterani e dei loro parenti più stretti che abbiamo esaminato hanno nel sangue questo microorganismo, il micoplasma, che ha dei geni molto inusuali, che sicuramente non sono presenti in natura, ma possono soltanto essere prodotti in laboratorio. Dal quadro delle operazioni militari, sembrerebbe che gli iracheni abbiano disseminato i missili SCAD contenenti gli agenti biologici. Ed è molto irresponsabile da parte degli alleati l'aver intrapreso delle operazioni militari del genere senza gli adeguati e sofisticati strumenti di individuazione delle armi biologiche. Generale, ci sono state voci che se le truppe americane venissero contaminate con sostanze biologiche sarebbe molto difficile accorgersene perché la nostra capacità di rilevare la presenza di sostanze biologiche non è ancora sufficiente. Direi che la nostra capacità di individuare la presenza di agenti biologici è piuttosto elevata. Saremo in grado di accorgerci se tali sostanze saranno usate, anche se speriamo che non vengano mai usate, ma siamo preparati a questa eventualità. L'infermiera Melina Ledak, al ritorno dalla guerra, si ammala di cancro ai polmoni. Inoltre le viene riscontrata una misteriosa malattia alle ossa che le impedisce di camminare. Nel dicembre del 90 abbiamo ricevuto l'ordine di recarci in Arabia Saudita, io e tutta la mia unità di chirurgia. Eravamo stanziati a Dahran, meglio conosciuta come la città dei missili. Venivamo bombardati ogni giorno ed eravamo convinti che ci fosse qualcosa di strano in questi missili, perché ci lacrimavano gli occhi e la nostra maschera si riempiva di muco. Io sono la sola che si è ammalata di cancro. Anzi, io sono stata fortunata perché sono viva. Ma ce ne sono molti altri. E all'ospedale militare continuavano a ripeterci che queste malattie non sono legate in alcun modo alla guerra del Golfo. Ma sappiamo che non è vero. Io sto sempre peggio. Ho dei fortissimi dolori alle spalle, alle ginocchia e a tutti i legamenti. E molti altri hanno gli stessi miei problemi. Ed è un bene che almeno possiamo parlare tra di noi. Così non ci sentiamo del tutto ignorati. Sappiamo con certezza che ci sono altre sostanze usate dagli iracheni per costruire delle armi. Una in particolare si chiama